Salve a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video. E allora, questa è una recensione ed è una recensione dell'anime Technolize ed è in collaborazione con il canale di Seth Bendracon ed è un canale di un ragazzo che fa recensioni non solo di anime ma fa recensioni anche di videogiochi. Adesso in particolare ha fatto una recensione molto bella su Geralt, il protagonista di The Witcher, che è un gioco che io personalmente adoro, e fa anche recensioni di romanzi. Ad esempio ha trattato tutta la saga di Eragon, che è un romanzo che io ho particolarmente amato, ma parliamo del primo e del secondo volume, poi la mia opinione coincide con la sua, quindi se volete saperne di più andate a vedere i suoi video, perché comunque nonostante il numero di iscritti, perché è ancora un piccolo canale, fa dei bellissimi video, quindi se volete fidatevi della mia parola e andate a vedere almeno uno dei suoi video, dategli una possibilità. Ora, l'anime in questione, come ho detto prima, è l'anime di Technolize. Di cosa parla quest'anime? Ma soprattutto, prima, alcune informazioni. Innanzitutto questo è un anime del regista Hiroshi Hamasaki, che ha fatto anche altre opere abbastanza famose come Terraformers, che tanti di voi magari conosceranno, e ha diretto sia la prima che la seconda stagione. Poi ha fatto anche anime più leggeri come Orange, che è un anime shoujo uscito l'anno scorso, e ha fatto anche altri anime molto più famosi come Steins Gate, e tutti anime a mio dire molto belli, poi è questione anche di gusti. Quest'anime in particolare è stato uno dei suoi, non dico primissimi lavori, ma primi lavori. Infatti parliamo di un anime del 2003, è stato prodotto dallo studio Madhouse, che è uno studio che io in particolare adoro. E ora vi accenno, faccio qualche accenno della trama, ok? Molto velocemente, perché poi voglio esprimervi il mio punto di vista. E questa parte qua è senza spoiler, non preoccupatevi. Innanzitutto la storia si svolge nella città sotterranea di Lux. Questa città è considerata quasi come un'entità propria, infatti le persone che ci vivono la chiamano LA città, e al suo interno ci sono varie fazioni. Vi è l'Organon da una parte, poi abbiamo l'Union e poi abbiamo i Rekan. L'Organo cosa rappresenta? L'Organo sono tutte quelle persone che hanno a che fare con la malavita e che adoperano i cosiddetti arti Technolize, ok? Queste arti artificiali, da qua il titolo dell'anime, ecco perché si chiama Technolize. Si fa tecnologia che utilizzano per sostituire magari parti del corpo non funzionanti o comunque mancanti perché in seguito a incidenti o malattie si sono persi. Poi abbiamo gli Union. Gli Union sono dei fanatici che vogliono mettere, in poche parole, i bastoni tra le ruote all'Organo e vogliono creare confusione in città. E poi abbiamo i Rekan. I Rekan è un gruppo formato soprattutto da giovani che vogliono, che inneggiano la libertà e vogliono liberarsi ai grandi, ok? Quello essenzialmente rappresentano. E cosa succede? Abbiamo tanti protagonisti in quest'anime e viene visto il punto di vista di ognuno di loro, ok? Non si focalizza solo sul protagonista principale come spesso accade, però un personaggio che possiamo definire protagonista c'è, e questo personaggio è Ichise. Ichise è un ragazzo che, non è spoiler, perderà due arti. E l'anime appunto avrà inizio quando gli verranno installati questi arti Technolize che inizialmente non desidera, anzi li rifiuta categoricamente. Poi abbiamo un altro protagonista che è Onishi. Onishi è il capo dell'Organo, è colui che guida l'Organo. Ed è un uomo a modo, che sa ragionare e molto astuto. Tra gli altri protagonisti vi era Lan, è una bambina con un potere particolare che interessa a tanti abitanti della città, ok? Perché desiderano appunto usufruire di quel potere o comunque capirlo meglio. Questa è la trama, ok? Sembra una trama banale, sembra un anime abbastanza banale da quello che vi ho detto, ma vi assicuro che non è così, perché il significato di quest'opera è molto più profondo. E ora ci arriviamo. Ah! Vi avviso, ufficialmente da quando inizierò a parlare di quest'anime inizieranno anche gli spoiler, quindi se volete stoppare e volete riprendere l'anime andatelo a recuperare e poi venite a guardare
la restante parte della recensione. Altrimenti, se siete tra quelle persone di cui non frega niente degli spoiler oppure non ve ne frega niente dell'anime, cioè non avete né tempo né voglia di guardarlo, allora restate e magari dopo ciò che vi dirò vi sorgerà della curiosità e andrete comunque a recuperarlo, perché sono sicura che nonostante tutto sia un anime davvero davvero bello e molto interessante per qualsiasi tipo di gusto voi abbiate. Adesso un saluto a tutti quelli che lasceranno questo video e noi invece continuiamo. Per coloro che sono restati, innanzitutto vi devo dire che quest'anime, soprattutto nei primi episodi, è decisamente pesante. Cosa intendo? Allora, se voi siete di buon umore, se è una giornata in cui voi state bene, in cui volete continuare a essere felici, in cui, come dire, cercate qualcosa che vi faccia divertire, ecco, non guardatelo. Non guardate neanche il primo episodio di questo anime, perché dovete, per poterlo guardare soprattutto dall'inizio alla fine, perché sono 22 episodi, mi raccomando, siate ben allegri in modo che la vostra felicità non si possa esaurire al termine di quest'anime, ok? In modo che ne abbiate ancora una piccola dose di felicità ancora messa da parte. Ebbene, perché vi dico ciò? Perché fin dal primo episodio tutto il tono di quest'anime è cupo, ma cupo oltre ogni dire. Il primo episodio in particolare l'ho apprezzato, anche se personalmente l'ho trovato molto strano all'inizio, però è un episodio completamente muto e non sto scherzando, ci sono solo rumori, suoni, musiche che accompagnano le scene, ma i personaggi stanno in silenzio. E non mi era personalmente mai capitato in un'opera animata, ok, nei film sì, io guardo tantissimi film e questo espediente è già stato utilizzato diverse volte, ma nell'anime, perlomeno tra quelli che ho guardato io, non era mai successo. E l'ho molto apprezzato perché serve qualcosa di diverso. Poi, il primo episodio è così, ma gli altri episodi fino al quarto sono lenti, nel senso non succede quasi nulla. Il regista, cosa fa il regista? Cerca di far capire allo spettatore in cosa sta andando incontro. Cerca proprio di farlo immergere nella città di Lux, in questa città sotterranea, buia, piena di oscurità, ma oscurità non solo in ciò che circonda le persone, anche dentro le persone, ma soprattutto dentro l'animo delle persone c'è tanta oscurità. E che verrà fuori poi nel corso degli episodi. E cosa succederà? Dal quarto episodio in poi non vi preoccupate, la trama comincerà a prendere, come dire, la rincorsa, ecco, fino ad arrivare negli episodi finali, che sono due episodi straordinari. Quindi non vi lasciate abbattere, ve lo dico col cuore, non vi lasciate abbattere dai primi quattro episodi, continuatelo a vedere e non ve ne pentirete. Ora cominciamo un po' a parlare di ciò che penso dei personaggi, dei clan e della filosofia che c'è dietro quest'anime. Sono persone in superficie, persone che hanno creato questa città sotterranea per testare gli arti Technolize. Questa classe è formata da persone non definibili più tali, persone che hanno perso la gioia di vivere. Non hanno nessuno scopo della vita, sono persone vuote dentro, sono involucri, sembrano senza anima, cioè non hanno nessuno scopo, quindi perché continuare a vivere? Tanti si chiedono. E da qua vorrei parlare di un personaggio molto importante, derivante appunto da questo mondo di superficie, un personaggio fondamentale per la trama. Sto parlando di Yoshi. Yoshi è un uomo annoiato, un uomo che non ha alcuno scopo nella vita e decide invece, a differenza degli altri suoi concittadini, di cambiare, di trovare uno scopo, e questo suo scopo diventa ha un obiettivo folle, e cioè quello di andare a Lux, in questa città sotterranea nel quale le persone, per quanto brutali, hanno ancora degli obiettivi, o comunque sono ancora vivi queste persone, possono definirsi vive,
e loro, lui lo vuole andare là per essere una sorta di messia. Infatti lui è, sì, possiamo chiamarlo un messia, si definisce tale, per portare la rivoluzione in Lux. Lui vuole rivoluzionare, vuole cambiare la società. E come cambiare una società? Attraverso il caos. E qua entra, subentra un tema molto molto importante, che è quello del di Nietzsche, del superuomo nietzschiano. Allora, quest'opera, Texonides, affonda le sue radici nel nichilismo. Perché parliamo di nichilismo? Perché parliamo di una società e di individui che non hanno alcuno scopo. E come combattere tutto ciò? C'è bisogno di un essere che trascenda i normali valori di un essere umano e possa portare la società in una nuova era, creando dei nuovi valori morali per tutti quanti. E questo si rifà appunto al concetto del superuomo di Nietzsche. Questo personaggio, come ho detto prima, proviene dalla superficie, dalla classe. Perché allora si è creata questa società? Perché gli abitanti della classe volevano estinguere la criminalità, volevano estinguere i vizi dagli esseri umani, e quindi hanno prelevato le persone peggiori, i criminali, comunque coloro che reputavano non degni di rimanere in superficie, li hanno spediti in questa città sotterranea, dicendogli: beh, sopravvivete, create una vostra tecnologia, sopravvivete con i vostri mezzi. E loro se ne sono lavate le mani, perché hanno fatto una pulizia etica. Questa città sotterranea quindi viene usata come base per testare questa nuova tecnologia, appunto Texonize, per vedere che reazione ha sul corpo umano e per farla progredire, non usandola appunto sugli abitanti della classe, bensì sulla feccia della società, come giusto che sia per i potenti, come sempre. Ma solo nel finale dell'anime scopriremo che tutto ciò è stato futile, perché la classe ha abbandonato ormai da anni la tecnologia Texonize e ha deciso di darsi alla genetica, perfezionando il corpo umano e rendendo gli umani immuni da tutte le malattie. Ma perché la classe ha voluto abbandonare la tecnologia Texonize? Perché semplicemente non vogliono più affrontare il futuro. Tramite la genetica e tramite questa pulizia etica, gettando qualsiasi essere tenessero indegno di stare in superficie nella città sotterranea di Lux, hanno fatto pulizia e hanno, secondo loro, raggiunto la perfezione. Sono esseri perfetti. E però tutto ciò è davvero una cosa positiva? È questo che il regista sta chiedendo allo spettatore e vuole fare pensare. Io vedo come Lux una metafora della nostra società, perché se ci pensate bene, abbiamo da una parte l'organo, cioè tutti coloro che nella società inseguono fama e potere. Poi abbiamo l'unione, cioè tutti coloro che nel corso della loro vita lottano per ciò in cui credono. Poi abbiamo i Rakan. I Rakan sono coloro che fuggano dalla società, sono stufi delle regole che gli sono state imposte e quindi sono i cosiddetti ribelli. E infine abbiamo la classe. La classe sono tutti coloro che nella loro vita si votano per la religione, per un credo, per qualcosa che trascende di superiore. Ci sono due tematiche che io reputo molto importanti in quest'anime. Una è la malinconia e l'altra è il tradimento. Ora analizziamo il primo punto. Perché la malinconia? Perché tutti i protagonisti, nessuno escluso, provano insoddisfazione. C'è qualcosa che gli manca. Analizziamo qualche personaggio per farvi qualche esempio. Allora, innanzitutto abbiamo Nishi, il capo dell'organo. Nonostante tutto il potere, tutta la fama che possiede, tutto ciò, tutto anche il denaro che possiede, non basta per colmare il vuoto che ha dentro. Sente, non lo vedrete mai sorridere o felice, veramente felice. Poi abbiamo Shinji. Shinji è il capo dei Rakan e nonostante abbia tutto ciò che ha sempre voluto, ha il potere, sta guidando questi suoi compagni verso la libertà, ciò che loro reputano libertà, non è soddisfatto e
tutto l'alcol e le feste fatte dall'alba al tramonto non servono per colmare questa sua malinconia, tristezza. Poi abbiamo Kimata, il capo dell'Union, e neanche lui è soddisfatto perché cercare di raggiungere il proprio obiettivo, cioè l'obiettivo personale, facendosi aiutare da altre persone, quindi dalla sua fazione, non gli dà alcuna soddisfazione o gratificazione. Poi abbiamo la piccola Ran, la bambina che accompagna Onishi in parte della storia. Questa bambina vorrebbe portare alla salvezza la città di Lux tramite la regione, ma capisce che ciò non è abbastanza, non riesce ed è frustrante. Poi abbiamo il nostro protagonista, Ichise. Ichise è una sorta di animale impulsivo, iroso, e essendo ciò che è non potrà mai provare gratificazione per nulla. E infine abbiamo Yoshi, il rivoluzionario. Yoshi vive già in una società perfetta, vive su nella classe, e nonostante sia una società perfetta per gli altri, per lui non lo è. Perché questo? Perché lui è il superuomo di Nietzsche. Lui non potrà mai trovare la vera perfezione, e la perseguirà sempre, e quindi non potrà mai ritenersi soddisfatto. E questo poi che intendevo quando parlavo di malinconia, la mancata soddisfazione di ognuno dei personaggi. Ma affrontiamo adesso il nostro secondo punto, il tradimento. Perché parlo di tradimento in quest'anime? Perché tutto ciò in cui credevano i protagonisti o comunque i personaggi viene distrutto. Ciò che scatena tutto è la morte di Yoshi da parte di Chise, perché Chise cerca di fermare la rivoluzione messa in atto da lui, però fallisce e lo uccide. Uccidendolo parte tutto. Cioè parte il declino di questa città. La piccola Ran vede un futuro distrutto da Ichise, un futuro disastroso, e scappa da tutto ciò, si rifiuta di andare avanti, di guidare, lascia il posto ad altre persone per farlo. Poi abbiamo Onishi verrà tradito dalle stesse persone in cui credeva alla fine dell'anime. Shinji, capo di Rakan, Shinji verrà tradito dal suo migliore amico, dalla persona che era più vicina. E infine abbiamo l'Unione. L'Unione, in seguito alla morte di Yoshi e alle rivolte, si scioglierà, non esisterà più. Ma il tradimento più grave, il tradimento più grosso di tutti, sarà il tradimento della classe verso la città di Lux. La città di Lux, l'intera città, verrà tradita alla fine di quest'anime, ed è sono tra gli episodi più tristi che io abbia mai visto. Perché? Perché la tecnologia che Lux ha sviluppato nel corso degli anni, ha sperimentato, ha fatto vari esperimenti per migliorarla, risulta inutile perché la classe li ha traditi, li ha abbandonati a loro stessi, e si verrà a scoprire che la classe, come detto precedentemente, ha già tramite la genetica creato degli esseri umani perfetti, immuni da ogni patologia, e quindi sono spazzatura. Gli abitanti di Lux diventano spazzatura per gli abitanti di superficie, non li servono più, vengono scartati, vengono rifiutati, ed è, anzi peggio, vengono abbandonati. Ed è una cosa orribile, e lo spettatore sente proprio questa sensazione insieme a tutti i suoi abitanti, ed è stato straziante perché si disperano e si attaccano alla prima cosa che gli appare davanti. Infatti si attaccheranno alla religione, a questo credo, ma non servirà a niente, perché la religione serve solo, per secondo me, per farsi forza, non certo per trovare le soluzioni. Ciò che secondo me il regista vuole esprimere non è il messaggio che spesso mi sento in giro: ah, non fidiamoci dei potenti, non fidiamoci dello Stato. No,
non è quello, perché comunque bisogna appoggiarsi a qualcuno se si vive in una società, ma semplicemente non bisogna fondare il proprio credo o comunque tutte le proprie speranze, ciò in cui si crede, in una sola cosa o in una sola persona. Bisogna credere in noi stessi. Quando siamo in situazioni difficili non dobbiamo contare su altri per tirarcene fuori, bisogna lottare, bisogna costruire qualcosa da soli, non aspettare che lo faccia qualcun altro. Secondo me è questo che vogliono trasmettere. Infatti il messaggio finale dell'anime è quello di curare se stessi, cosa che i protagonisti non hanno fatto, ed è per questo che sono finiti. Hanno fatto una brutta fine. Questa è la parte spoiler, quindi posso tranquillamente pronunciarmi. Tutti i protagonisti alla fine di quest'anime moriranno, tutti, o perlomeno non tutto il genere umano, semplicemente tutti i personaggi che conosceremo, impareremo a conoscere, periranno. E periranno perché non si sono amati abbastanza e non hanno capito ciò che doveva essere davvero importante per loro, mettendolo in secondo piano. Farò degli esempi, senza dilungarmi troppo. Onishi, il capo dell'organo, avrebbe dovuto pensare alla propria vita, occuparsi di sua moglie, e invece no, cercava sempre più potere, sempre più fama, soldi, e il suo amore per la segretaria, perché lui è vero che è sposato, ma ama la sua segretaria, ma trascura anche lei, la mette in secondo piano. E poi vi è Shinji, il capo dei Rakan. Shinji fugge da tutto, fugge da se stesso, fugge da ogni cosa, non riesce ad affrontare nulla, e per far ciò metterà in secondo piano le due persone che gli sono più vicine, cioè la sua fidanzata e il suo stesso amico, che si sentirà tradito, ed è per questo che cercherà di ucciderlo. Si sentirà tradito, abbandonato. Però qual è l'unico personaggio che, nonostante fallisca il suo obiettivo, non fallisce nel curare la sua mente? È proprio Yoshi, il rivoluzionario. Perché è vero che non ottiene ciò che vuole, però ha sempre agito. Nel momento in cui ha realizzato nella società vuota nel quale viveva, si è posto un obiettivo e l'ha perseguito fino alla fine. Infatti, nonostante esso muoia nel decimo episodio, perisce con il sorriso in faccia. Perché? Perché era soddisfatto di quello che aveva ottenuto. A differenza di tutti gli altri personaggi che sono morti con tutti i loro rimorsi. Quindi, infine, lo reputo un bellissimo anime. Io il manga cartaceo l'ho letto solo fino a un certo punto, mentre ho visto tutto l'anime, con moltissimo piacere, nonostante i primi episodi proseguissero in maniera un pochino lenta, ma necessaria. E l'anime ti lascia con questa domanda, anzi più di una domanda, perché ti chiede: è sbagliato vivere in lux? La risposta è no. È sbagliato vivere nella classe, in superficie? Tantomeno. E allora è sbagliato vivere in una finta felicità? Neppure, perché se ciò ti porta alla gratificazione non è una cosa sbagliata. Ma ciò che ti vuole comunicare, secondo me, è che se volete mai, vorreste mai, nel corso della vostra vita, perseguire una gratificazione e cercare qualcosa che vada oltre, allora dovete farlo nella maniera in cui l'ha fatto Yoshi, senza appoggiarvi, non cercare l'aiuto di qualcuno, perché quello, gli esseri umani hanno bisogno di aiutarci reciprocamente, ma non appoggiate tutto il vostro credo e tutta la vostra fiducia su un solo credo, su una sola persona, su un qualcosa. Credete in voi stessi e ce la farete e riuscirete a essere soddisfatti di ciò che otterrete, di ciò che realizzerete con le vostre mani. E detto questo, ora vi saluto, vi invito a passare, se avete tempo e voglia, negli altri miei social, o Google Plus, o Twitter, Facebook, la pagina Facebook, se volete passate da là, perché adesso comincerò ad aggiornarla per bene dopo un tempo che l'ho lasciata inattiva, anzi forse un po' troppo tempo. E poi ricordatevi di passare dal canale di Seth Vendracon, perché, come ho detto inizialmente, merita
un'occasione, un'opportunità. Guardate, se vi piaceranno i suoi video, vi iscriverete. A vostra scelta, io non vi impongo niente. Quindi un saluto a tutti, un bacio e al prossimo video, che sarà molto presto. Questa volta manterrò la mia promessa senza lasciar passare settimane o mesi. Quindi un saluto!